Eccomi qua. Leggo un po' per fare saluti, per dire che siamo tornati, arrivati. Ma siamo arrivati non così normali. Giusto che mi riposo, perché ho ballato. E ballando, un minuto. Ecco, finalmente mi ho riposato, perché ballando si impara. Io sto imparando, io non ho ballato mai, quindi non è che so come si balla, bisogna andare alla scuola di ballo, anzi mi arrangio, non mi arrendo. Come state, come avete passato l'estate andando al mare, in montagna? E vi siete divertiti, che ne so, pensando a una vita migliore, cosa che non faccio nessuno, che sono tutti nicchiati, una fungia tanta, e non si capisce perché. Dico, io qui, come sempre, ripeto, un minuto, prima di tutto, grande saluto immensi a tutta la Sicilia, che veramente ci stanno signori che tifano per noi. Per questo programma, che dicono che va avanti perché si parla di verità. Non diciamo bugie. Io mi fermo perché mando. Io l'acqua. Perché senza acqua non parlo, sto muto. Per me, per voi e per tutti quelli che non hanno lavoro. Diciamo Sicilia lavoro. Vogliamo lavoro per tutti. Io bevo. Grazie veramente di cuore che ho bevuto. Veramente, l'acqua è più della vita. Iniziamo la trasmissione. Finalmente si parte per una strada migliore, stiamo partendo per prendere la strada migliore tutti, noi assieme lottiamo veramente per la gente essere che ragiona meglio, cosa che manca, che non ragiona nessuno. Vedete i giornali, quello che c'è, ci sono i giornali con l'Espresso, che ne so, di Sicilia, la Sicilia, ci sono tanti tipi di giornale. Barra, cose, San Giovanni, Modena, ma noi siamo in Sicilia comunque. Dico, ci sono tanti, tanti giornali. Noi ora li commenteremo di tutti questi problemi che ci stanno, che è veramente una cosa brutta, le guerre che ci sono nel mondo, queste guerre, kamikaze, kamikaze, un termine veramente che uno non lo pensava neanche quando era bambino, kamikaze, cioè, noi li chiamavamo cause. Dico, cioè, i kamikaze guerre entrano nei locali, nelle discoteche, negli alberghi e non sono contenti che si uccidono solo loro. Per essere contenti devono uccidere agli altri, all'umanità. Già che nel mondo umanità ce n'è così poco, che non va più figli nessuno. Ora ci vogliono pure questi che uno senza mangiare e vivere va a morire. Uno si comporta bene, onesto, e per colpa loro deve morire. Loro non ragionano, e quelli che colpa ne hanno, che hanno una vita di sacrifici. Quindi dico, cerchiamo in questo mondo di finirla con queste guerre. Non se ne può più. Pensate in Amazzonia, il polmone del mondo. Lo stanno distruggendo. Perché l'America non ti interessa per questo?
e stanno distruggendo i polmoni del mondo, e l'America non ti interessa, che è quella che dà la vita a tutti, tagliano gli alberi, stanno levando veramente la vita, la natura, e dico l'America perché non ti interessa per queste cose, in Amazzonia deve andare. Commentiamole i problemi che ci sono. E caccia ai pornatori della porta accanto. Questa è una cosa grave. Questa caccia... In questi giorni, nella città di Agrigento, è uscita una videocassetta. A quanto pare dovrebbe ritrarre in performance tutte particolari alcune donne di Agrigento. Ma io dico che vediamo in queste immagini, sì, ma è gravissimo, aperte con una semplice mascherina. Sì, perché dico il tuo commento. Il mio commento, prima di tutto, queste cose sono gravissime perché danno un brutto esempio alla gioventù che cresce oggi. E delle mandorle di Agrigento, perché le mandorle di Agrigento sono nati genuini, naturali, l'ha fatto Dio. Loro sono il diavolo. Che cosa ci vengono qua a distruggere? Il titolo di questa videocassetta è porno. Le belle mandorle di Agrigento. Le belle mandorle di Agrigento. Ma quale belle mandorle? Loro ci distruggono. Ma quale mandorle? Loro qua fanno mennole. Le mandorle le abbiamo noi. Io direi più mennole. Un po' la noce di Angapo, non ne capiamo mai. Che cosa vengono a fare le mandorle? Noi, cioè, si mette la maschera, non si fanno vedere. Che hanno paura? Ma vai a vedere là al nord, che noi ci rimaniamo qui in Sicilia, che abbiamo tutto, mancano solo le idee. Che viene a fare qua? A fare con le maschere porno? Che porno? E non sono che qui di Agrigento. E per giunta ancora, cioè perché noi agrigentini neanche lo pensiamo questo, di fare queste cose porno con le maschere. Andatene al nord, a Milano, andatevene a Bologna, andatevene, che ne so. Ma da Agrigento no, noi vogliamo rimanere genuini, da noi ci dovete portare lavoro onesto. No, Carvini, così fanno registri e vendono cassette. Ad Agrigento, e sbrigogliano Agrigento. Agrigento è più che pulita, di più, supera il pulito.